L'iniziativa è oramai una tradizione e quindi il primo significato è il rispetto, il rinnovo e il mantenimento delle tradizioni. Questa festa per la comunità carpinese, prevalentemente agricola, segna un momento importante, cade in piena campagna olearia e anche un auspicio per un buon raccolto. E quindi diciamo, noi non vogliamo perdere queste tradizioni significative. Poi questo evento si inserisce in un cartellone più ampio, quest'anno davvero molto molto nutrito, forse uno dei più ricchi di tutta la provincia di Foggia, dove c'è spazio un po' per tutto, per i bambini, per gli adulti, serate cinematografiche, spettacoli, insomma davvero tanto intrattenimento, perché noi puntiamo sulla destagionalizzazione delle nostre iniziative. Ecco, possiamo dire che con questo evento si inizia a sentire il calore del Natale? Assolutamente sì, ma il popolo di Carpino è un popolo caldo già di suo, ma con questo bel falò ci riscaldiamo un po' tutti e quindi davvero si sente di più l'avvicinarsi del Natale. Sì, la Proloco è per da 24 anni parte integrante di questa manifestazione, ma senza l'amministrazione comunale sarebbe stato tutto molto vano e quindi un doveroso ringraziamento anche all'amministrazione, in questo caso al sindaco di Brina.